stesso criterio, braccia davanti a noi, passo dal centro, il peso rimane sulla gamba opposta, non alzo le spalle, guardo davanti a me. Ok, stessa cosa con l'altra anca. Sempre stessa posizione, il mio baricentro si sposta sull'altra gamba d'appoggio, la gamba destra, e vado in apertura. Uno, due, e go. Prima verso l'esterno. E poi verso l'interno. Molto bene. Ok, andiamo a scaldare l'articolazione del ginocchio. Come si fa? Andiamo ad abbracciare il ginocchio destro, sempre equilibrio, punto davanti a noi, e cerchietti, prima in senso orario, poi in senso antiorario. Molto bene, respiro sempre bene, no apnea. Se prestiamo attenzione al respiro, ragazze, prima di tutto abbiamo più equilibrio. In secondo luogo siamo facilitati in tantissimi movimenti. Quindi questo è molto importante. Cambio senso. Alto senso di marcia. Senso antiorario. Ok. Stessa cosa con l'altro ginocchio. Anche qui se ci manca l'equilibrio, parete e facciamo tutto. Ok. Perfetto. Senso. Ok, ultime ma non ultime le nostre caviglie, scaldiamo bene quest'ultima articolazione puntando prima un piede davanti a noi, solo la punta rimane appoggiata, mentre il tallone crea, disegna dei cerchi, prima in senso orario. Noi rimaniamo dritte, cerchiamo di non allargarci mai, non tirare sulle spalle, manteniamo una corretta postura. E poi nell'altro senso. Ok, bei movimenti rotatori. E altra gamba. Quindi altro tallone, altro piede. Rimane un senso. E poi nell'altro senso. Fantastico, super donne, siamo calde, iniziamo a sentire che il sangue scorre meglio all'interno del nostro corpo, ci siamo risvegliate. Già questa routine, se volete, potete utilizzarla di per sé tutte le mattine, ok? Quindi quando siamo assopite ancora, ci svegliamo, 5 minuti così, è un'ottima routine. Proseguiamo con la fase allenante che ho preparato per voi, per questo booty burn. Se l'ho chiamato booty burn, vuol dire che ci sarà da sentir bruciare a livello dei glutei, ok? Quindi preparatevi. Primo esercizio è sempre un esercizio di transizione. È una routine di avviso di 13 esercizi che noi andremo a eseguire per 3 volte, ok? Indicativamente, come vi dicevo, prende mezz'ora la fase allenante, non di più, per dimostrarvi che basta proprio poco per potersi allenare bene e arrivare già al cedimento tecnico. Primo esercizio, esercizio di transizione tra la fase di riscaldamento e la fase allenante, parliamo di un plank to jump squat. Vi do l'alternativa poi per chi non può saltare, per chi è beginner. Plank to jump squat, come capiamo appunto dal nome dell'esercizio, partiamo in posizione plank, contraiamo nel core, quindi non cadiamo in avanti, non siamo in montagna, questa è la corretta posizione. Okay, partiamo dalla posizione plank, saltiamo in avanti, divaricando bene le gambe, se è possibile piedi alle 10-10, così nel nostro salto recontiamo via preferenziale il nostro grande gluteo. Quando siamo qui, salto verso l'alto e questo è un jump squat, ok? Quindi riatterriamo, mani al centro e salto indietro. Se non posso saltare o sono beginner e non me la sento, mani sempre all'altezza delle spalle, questa è la posizione plank. Una gamba, l'altra gamba, schiena dritta, salgo su, scendo giù in squat, scendo sotto il parallelo, mani a terra, un piede indietro, l'altro piede indietro e torno in posizione plank. Secondo esercizio, squat lunges composition.
è una composizione, come i titoli ci danno molte indicazioni, ok? Quindi, piedi al 10-10, scendiamo giù e abbiamo uno squat, giriamo la gamba sinistra e andiamo in lunge. Accortezze per il lunge. Piedi davanti con ginocchio perpendicolare alla tibia. Ci giriamo, piedi alle 10-10, così reclutiamo in via preferenziale il grande gluteo a scapito del quadricipite, ok? E stesso accorgimento quando andiamo in affondo dall'altro lato. Non tocco col ginocchio il pavimento, non è questo. Non supero con il ginocchio la punta dei piedi, non è questo, ma è questo. Se sono allenata e sono già abituata a questo tipo di sollecitazioni, posso eseguire tutto con dei pesetti, ok? Quindi scendo giù, op, giù, op, ok? Controllando bene il movimento. Se ci accorgiamo che in rotazione portiamo il ginocchio oltre la punta del piede, ci fermiamo, distanziamo le gambe e ripetiamo, ok? Non facciamoci prendere dalla routine dell'esercizio, perché l'importanza la fa l'esecuzione. Terzo esercizio, squat tip toes. Quindi piedi alle 10-10, così lavoriamo il grande gluteo, scendiamo giù sullo squat, salgo sulle punte dei piedi, ribasso e torno su. Schiena sempre dritta. Quindi scendo giù, non mi ingrandisco, questo è sbagliatissimo. Schiena ben dritta, salgo su e su. Leggera retroversione del bacino, questo aiuta tanto a mantenere una postura corretta. Il rachide ben allungato, quindi non questo, questo. Ok, perfetto. Esercizio successivo, knee stand up. Partiamo dalle ginocchia. Questa è la nostra posizione di partenza. Mani davanti a noi, spalle non abbassate. Fisso un punto davanti a me. Punto un piede. Punto il piede. Scendo, scendo. E alterno il piede con cui io salgo, in modo tale da fare un lavoro simmetrico di tonificazione. Se sono già allenata, pesetti, svolgo lo stesso esercizio con i pesetti. Mantengo bene l'equilibrio. Lavoriamo anche molto di stabilizzazione con questo esercizio di stand up. Quindi ottimo. Esercizio successivo. Andiamo a reclutare i nostri glutei nella sua complessità, perché è un muscolo molto grande, con un altro esercizio diverso, a fondo traslato. Quindi porto le gambe al centro, gambe divaricate, una gamba va dietro, vado in affondo e torno su. Se mi voglio aiutare con la respirazione, vado, espiro, inspiro quando torno su, espiro. Avere respirazioni controllate mi aiuta a mantenere stabile il mio battito cardiaco. Esercizio successivo, siamo a metà. Legs open, close. Come funziona? Siamo sdraiate, supine, le gambe rivolte verso l'alto e andiamo in apertura, fin dove riusciamo, e in chiusura. Questo esercizio lo possiamo fare con delle cavigliere o senza, questo dipende dal nostro grado di tonicità, esperienza e potenziamento delle gambe. Questo ci aiuta a lavorare l'interno e esterno coscia, perché come esperta del settore del fitness non posso allenare i glutei senza dare un tocco anche alle gambe. Questo ci aiuterà a diminuire la circonferenza delle nostre cosce. Quindi gambe verso l'alto, schiena ben appoggiata al tappetino, mani bene sul tappetino, all'altezza dei glutei, apro fin dove riesco e richiudo. Tengo bene a mente di controllare il movimento in apertura e in chiusura, quindi fare questo non serve assolutamente a niente, mentre controllare la fase eccentrica e concentrica fa lavorare terribilmente l'interno e l'esterno coscia. Quindi sappiamo come eseguire questo super esercizio, che ci aiuterà anche a lavorare per avere gambe sottili. Esercizio successivo, andiamo di nuovo ad alzare i glutei, quindi questo esercizio è ottimo per creare un effetto lifting sui glutei. Frog kicks, i calci della rana. Ok, allora,
piedi uniti e andiamo di sollevamento. Quindi guardo sempre in avanti, non sto a incurvare il collo, guardo il tappetino. Ok, e sollevo. Questo è il movimento, ok? Quindi talloni uniti, forza verso l'alto, come se dovessimo spingere la parete, il soffitto. Quindi spingiamo verso l'alto. Anche questo esercizio, se sono allenata, posso farlo con delle cavigliere e salgo, vado in progressione con un aumento dei pesi, dei carichi. Questo mi aiuta appunto a generare ipertrofia, quindi tonicità nei glutei. Ottavo esercizio, poi partiamo. Outer thighs pulls. Questo è un esercizio unilaterale, quindi va fatto prima con una gamba e con l'altra. Ci troviamo sdraiate, ok? Avambraccio appoggiato a terra, gamba d'appoggio può essere piegato o distesa, non importa, il grosso lavoro lo facciamo noi con l'altra gamba, andando su e giù. Controlliamo questo movimento per tutta la fase allenante. Su e giù. Basta anche un movimento con un range molto piccolo, perché questo ci aiuta a lavorare di esterno coscia, ok? Quindi andare a lavorare, eliminare la culotte de cheval. Va a vascolarizzare molto bene anche appunto questa zona della gamba, che è spesso molto molto ricca di cellulite, ritenzione idrica, quindi vascolarizzandola va a migliorare questo dissetismo. Quindi ritenzione, cellulite, andiamo a fare un'azione. Questo con una gamba, poi con l'altra. Esercizio successivo, due varianti. Io ho portato qua una sedia, non perché sono reduce dall'allenamento con le ragazze del programma completo di ieri della Chair Challenge, ma perché è un ottimo esercizio per potenziare l'azione tonificante sui glutei. Quindi se volete, se avete una sedia a disposizione, portata, stabile, potete usarla, o se non avete una sedia di esercizio, è un bridge normale. Quindi sollevo i glutei, contraggo bene e scendo verso il tappetino. Se invece sono fortunata, ho una sedia, fatico un po' di più, poggio i talloni sulla sedia, ok, e sollevo bene, contraggo i glutei e scendo giù. Anche qui, questo grado col sollevamento delle gambe è un po' più difficile, quindi un livello successivo. Se sono già allenata, due belle bottiglie d'acqua, due pesetti all'altezza delle anche e sollevo, tiro su, ok? Controllo bene il movimento, lavoro di glutei, non di schiena, ok? E siamo poi alla fine, perché abbiamo solo un donkey kicks più un lateral raise. Quindi da un lato e dall'altro andiamo a calciare verso l'alto, controllando il movimento, alzata laterale, ritorno al centro e lo schivo su. Anche qui posso usare cavigliere. E l'ultimo esercizio, jump squat alternate. Partiamo dal centro, gambe unite, salto verso il basso, piedi 10-10 e torno al centro. Ripeto questo movimento. Questo è il workout, ragazzi. Ci tenevo a comunque spiegarvi bene ogni esercizio, perché vi portate a casa un bagaglio di conoscenza posturale importante. Quando ci alleniamo, partiamo a bomba, quindi non abbiamo tempo di spiegare gli esercizi. Ok? Allora, spero che sia chiaro. Se siete pronte, super donne, ogni esercizio ha una durata di 30 secondi. Lo controllo io con il mio orologio e vi do i tempi della fase di allenamento. Se ci siamo, il primo esercizio è un plank to jump squat. Tappetino a posto. Quindi partiamo. Partiamo dalla posizione plank. Contraggo bene il core. Salto. Salto verso l'alto. Poggio le mani a terra. Salto indietro, contraggo bene il core, non lascio che questo movimento mi lasci sganciare verso il basso. Salto, energico verso l'alto. Ok, ancora. Molto bene. E stop. Prossimo esercizio, squat lunges con position. Partiamo dalla posizione di squat e andiamo in affondo. Pronte? Go! Affondo, cioè squat, giro, affondo, non supero col ginocchio le punte delle dita. Ok, altro lato, scendo giù, non alzo le spalle. Ok, schiena ben dritta.
fate il centro, bello squat, altro lato, squat e stop. Andiamo in squat tip toes. Pronte? Go! Vado giù, punto i piedi, giù e su. Contratto il gluteo e leggera la conversione del bacino. Giù, su, ok, lavoriamo con questi glutei, spalle sempre ben abbassate, stop, mi stand up, il nostro quarto esercizio, dalle ginocchia, 30 secondi, salita, ok, e giù, equilibrio, contro il cuore, spingo un po' in avanti, risalgo giù, spalle sempre belle, abbassate. Lavoriamo con il mio allenamento anaerobico, non conta la velocità, molto meglio controllare l'esercizio, eseguirlo bene, no rush, nessuna fretta, ok. Mi stand up al lato, andiamo di a fondo tra qua. Ci tiriamo in piedi, ci tiriamo su. Ok. Go. Gambe divaricate. A fondo da un lato. Posso usare dei pesetti, ok? Posso usare dei pesetti oppure prolungare la fase allenante a un minuto. Molto bene. Alterno, espiro quando scendo, inspiro quando salgo, ok, molto bene. Esercizio successivo, legs open close, quindi ci mettiamo su spine, ok, gambe allungate verso il soffitto, e andiamo in apertura e chiusura, quindi andiamo a lavorare sull'interno e l'esterno coscia. Posso usare delle cavigliere se desidero o anche la seatbelt. Ok. Apro, controllo bene se la fase è centrica, concentrica, anche qui no rush, perché fare velocemente gli esercizi non serve a nulla. Ok. Schiena ben appoggiata al tappetino. Ripetiamo bene. Andiamo ora di frog kicks, quindi calci della rana. Ci sdraiamo, prone, pancia al pavimento, svolgo il pavimento, talloni uniti e ora andiamo di spinte verso l'alto. Questo è un ottimo effetto di lifting per il sollevamento dei glutei. Poi portiamo bene anche il bicipite femorale. Ottimo. Sollevo, contratto, spingo verso l'alto, torno giù. Non ci serve a sollevare le gambe chissà quanto, l'importanza è dare l'input di contrazione ai muscoli. E questo che ci permette di ottenere una fantastica tonificazione. Ok, lasciamo giù le gambe. Prossimo esercizio andiamo a lavorare con esercizi unilaterali in apertura. Esterno push, ci mettiamo prima con il braccio sinistro appoggio, avambraccio appoggiato bene a terra, gamba da fuori può essere piegata e stesa, non importa, e andiamo a fare dei piccoli flutter, quindi su e giù con la gamba destra. Ok, anche questo, se non percepiamo bene l'intensità dell'esercizio, si può aggiungere un leggero sovraccarico che ha una cavigliera oppure con le gambe distese possiamo usare anche l'elastic band sopra le caviglie, sotto il ginocchio naturalmente. Andiamo a vascolarizzare bene l'esterno coscia, lottiamo contro gli inestetismi. Ok, stessa cosa dall'altro lato, quindi ci giriamo, avambraccio appoggiato, let's go. L'altra mano può essere appoggiata sull'anca.
importanza è farci vedere bene la contrazione e il lavoro muscolare. Respiro, respiro, non fa male. Ok, 5 secondi. Andiamo in chair bridge o bridge. Se avete la sedia bene, se non ce l'avete non importa. Ok, poggiamo i talloni sulla sedia oppure si piace il pavimento. Ok, e andiamo a sollevare le mani all'altezza dei piedi. Sollevo, contraggo le mani e appoggio. Posso usare una tazza d'acqua, con le bottiglie d'acqua, dei pesetti e appoggio sono già a me. Punto naturalmente bene i talloni nell'epicentro della sedia, che non mi cado addosso. Parlo esperta perché con la sedia ha fatto già danni. Ok, salgo su, contraggo bene e torno giù. Anche qui controllo bene il fatto centrico e concentrico. Salgo su, contraggo bene e torno giù. Ok, fantastico. Andiamo con il prossimo esercizio. Donkey Kicks. È il nostro terzultimo esercizio. Andiamo a lavorare i calci posteriori e alzate la pelle. Let's go. Mani all'altezza delle spalle. Andiamo. Calci indietro. Alzata laterale. Calci indietro. Alzata laterale. Anche qui posso usare delle caviglie. Andiamo. Spingiamo il soffitto. Alzata laterale. Spingiamo verso l'alto. Alzata laterale. Ok. Stessa cosa dall'altra parte, io mi giro solo per mostrarvi meglio il movimento. Ok, mani all'altezza delle spalle, calcio indietro, alzata laterale. Controllo bene il movimento, lento, preciso, fatto di contrazione e connessione nel muscolo. Penso a quello che sto facendo. Ok, molto bene. Ok, fantastico. Ultimo esercizio del primo round. Andiamo a eseguire jump squat alternato, 30 secondi. Partiamo dal centro, piedi 10-10, vado giù, salto verso l'alto. Ripetiamo. Giù, su. Questo è il movimento alternato. Se vogliamo intensificare, non lo faccio alternato. Questo è il movimento. Se non posso saltare, sumo squat. Ok? Questa è l'alternativa beginner che non mi avevo mostrato. Molto bene. Giù, su. Stop. Ci sediamo un attimo. Respiriamo. Abbiamo terminato il nostro primo round, quindi complimenti super donne. Siamo quasi a metà. Stiamo facendo un ottimo lavoro di reclutamento dei glutei, stiamo lavorando anche sui risultati, gambe sottili e glutei alti. Respiriamo per 30 secondi in riposo, in transizione tra un allenamento e l'altro, poi andiamo dirette al secondo round. Fantastico. Ok, respironi profondi. Ancora qualche secondo, se sentite bisogno di sciogliere le gambe potete farlo, non andiamo in stretching perché appunto se non abbiamo crampi, se non abbiamo dolori non ha senso, ok? Perché poi ritorniamo in fase di contrazione. Ok, partiamo col primo esercizio del secondo round, siamo quasi a metà, super donne, dai, poi mi ringrazierete perché inizierete questa domenica con questa bella sensazione di glutei tonici. Dai! Forza. Partiamo con plank to jump squat. Salto in avanti, salto in alto, mani a terra, salto indietro, contratto il core, salto in avanti, salto verso l'alto, mani a terra, alterno, salto indietro, gambe in avanti, salto, torno giù,
salto indietro, forza, giù, indietro e stop. Secondo esercizio, squat lunges con position. Quindi partiamo dalla posizione di squat. Ok, scendo giù, squat profondo, contraggo i glutei, mi giro dall'altro lato, controllo il mio affondo, torno in posizione, squat, spalle ben abbassate, mi giro dall'altro lato e scendo in affondo. Ok, giro. Esercizio squat tiptoes. Pronte? Go! Scendo, punte dei piedi, poggio i talloni e salgo su. Ripeto. E salgo su. Questo esercizio posso farlo con dei pesetti. Questo aumenta l'intensità. Quindi, se volete, tenete dei pesetti così. Poggio. Torno su, ancora giù, ok, contraggo bene i glutei, ok, mi stand up. Quindi partiamo dalla posizione sulle ginocchia, eccoci qui, e andiamo, salgo, salgo, scendo, scendo, adesso salgo con la destra, salgo, salgo, scendo. Salgo con la sinistra, faccio per leva sulla gamba di parte e mi tiro su. Guardo sempre dritto davanti a me, non mi incurvo con la schiena. Stop. Prossimo esercizio, andiamo di affondo trasetto. Quindi ulteriore reclutamento dei nostri glutei per fargli capire che qua o sono tonici o non va bene. Ok, andiamo di affondo traslato, centro, giù, centro, giù, espiro quando scendo, inspiro quando salgo. Se impariamo a reclutare bene anche il respiro, utilizzarlo, questo ci aiuterà tantissimo nell'esecuzione degli esercizi. Ok, ci mettiamo sdraiate, supine, gambe al soffitto e andiamo di apertura e chiusura, open close, controllo bene il movimento, se voglio utilizzo i pesetti, quindi il cavaliere, altrimenti controllo bene la fase eccentrica e concentrica con connessione mente muscolo. Quindi controllo bene l'interno e l'esterno coscia, sento lavorare, mi focalizzo su questo movimento, molto bene. Top. Ci mettiamo nella posizione frog fix, quindi il nostro effetto lifting. Talloni uniti, 30 secondi di spinte verso l'alto, spingo verso l'alto, spingo verso l'alto, non fa male, chiamo booty burn questo allenamento per un motivo, ok, spingo verso l'alto, alterno, alterno di spinta, una fase faticosa, dove poi ricontrollo i glutei e torno su. Frog kicks. Ok, ci mettiamo da un lato, andiamo a lavorare l'esterno coscia, andiamo in su, movimenti pulsati, su, giù, su, giù. Mano può essere davanti o sull'altezza dell'anca. Avambraccio sinistro ben appoggiato e andiamo. Forza. Anche qui posso usare una bella cavigliera. Respiro bene,
Perfetto, stessa cosa dall'altro lato. Piano tra gli arti. E go. Forza, super donne, siamo quasi alla fine. Abbiamo quasi terminato il secondo round. Questo vuol dire che abbiamo già superato la metà. Stiamo facendo un lavoro pazzesco, mi ringrazierete. Sentite questa bellissima sensazione nelle gambe, una tonicità. Forza, su e giù. Andiamo in bridge con la sedia, se ce l'abbiamo, altrimenti senza sedia va benissimo. Tallone appoggiato sulla sedia. Let's go, 30 secondi di sollevamento. Mi tiro su, torno, mi tiro su, contratto con i glutei. Ok, e torno giù. Giù. E torno bene, salgo su, contraggo e scendo. Stop, gli ultimi tre esercizi e abbiamo terminato il secondo round. Andiamo in quadrupedia e andiamo a eseguire prima con una gamba e con l'altra il donkey kicks e il lateral raise. Donkey kicks, calcio dell'asino, andiamo a spingere verso l'altra parete, alzata laterale, verso l'alto, passo dal centro, alzata laterale. Non lascio che questo movimento influenzi la postura della mia colonna, questo non fa questo, questo fa questo. Alzata laterale, anche qui non mi squilibro, le mani rimangono ben salde al pavimento, alzata laterale, mi alzo dove posso. Poi spingo indietro, rimano compatta e composta. Perfetto, stessa cosa dall'altro lato. Let's go. Quadrupedia, spingo verso l'alto, alzata laterale. Spingo verso l'alto, alzata laterale. Spingo. E alzo, ok, controllo bene, controllo, forza, ultimo esercizio del secondo round, siamo quasi alla fine, forza, andiamo in alternated jump squat, pronti, go, parto dal centro, vado verso il basso, mi spingo verso l'alto, torno in posizione, ripeto, apro, spingo e torno al centro, perfetto, apro, spingo e torno al centro, ok, ancora, spingo e torno al centro, apro, spingo e torno al centro, piedi sempre le 10-10, ok, alterno, apro, torno, apro, scendo bene e torno e stop, ci sediamo, abbiamo terminato anche il secondo round, bravissime super donne, bei respironi, recuperiamo da questo secondo round e poi proseguiamo tutte dritte per il terzo round e una bella sessione di stretching. Con la sessione di stretching andremo ad allungare bene le gambe, vascolarizzarle bene, andare in fase di allungamento, così che andremo a limitare quanto più possibile i dolori post-allenamento, ok? Quindi sarà perfetto per poter domani continuare ad allenarvi. Bel respirone, ok? Vi ricordo per voi che vi siete collegati magari dopo rispetto all'inizio che trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno sul mio sito, ho lasciato il link sopra questa diretta se la state guardando su Facebook oppure qui sotto se la state guardando su YouTube, potete accedere al mio programma completo, capire come è strutturato in tutte le sue infinite aree, oppure se avete dubbi, domande, curiosità, non esitate a scrivermi la vostra storia, le vostre necessità a info@ricevelio.com in modo tale che con una consulenza totalmente gratuita possa dirvi, possa indicarvi il percorso migliore per voi.
Ok? Perfetto. Ripartirei con il terzo e ultimo round per glutei, alti, soli e tonici. E poi fase di stretching. Forza super donna. Primo esercizio, plank to jump squat. Pronte? Let's go. Salto, piedi 10-10. Ok. Quindi, torno, schiena dritta, alto verso l'alto, mani a terra, torno indietro, contraggo bene i glutei, salto, spinto verso l'alto, giù e torno in posizione. Ok, stop. Prossimo esercizio, squat lunge composition. Partiamo, 10-10. Let's go. Controllo bene, giro da un lato, affondo dall'altro lato, posso passare in posizione di squat e dall'altro lato. E ripeto. Forza! Ok, prossimo esercizio, squat tiptoes, quindi sempre 10-10, addominale contratto, engage your core, e let's go. Giù, sollevo sulla punta delle dita, mi appoggio i talloni, torno su in leggera retroversione nel bacino. Giù, e salgo su, alzo, e torno su, ripeto. Molto bene. Torno su. Stop. Prossimo esercizio, andiamo di knee stand up. Ci mettiamo sulle ginocchia. Pronte, pronte. Dai, super donne. Let's go. Salto prima con una gamba, poi con l'altra. Alterno, torno giù, scendo piano, delicatamente, e torno giù, ok, prossimo esercizio, affondo traslato, partiamo, gambe divaricate, let's go, scendo bene, torno al centro, scendo bene, torno al centro, vai, ripeto, tonifichiamo bene gambe e i glutei, non alzo le spalle, posso usare dei pesetti, molto bene, ok, alterno, stop, perfetto, prossimo esercizio, legs open close, quindi ci mettiamo sdraiate, supine, gambe verso il soffitto, schiena ben appoggiata al pavimento, mani all'altezza dei glutei, vado in apertura e in chiusura, controllando bene il movimento, controllo l'apertura, controllo la chiusura, lavoro l'interno e l'esterno coscia. Fantastico esercizio per ridurre la circonferenza delle nostre gambe. Andiamo di massima tonificazione. Posso eseguire questo esercizio anche con dei pezzetti, quindi delle cavi indietro. Apro, chiudo. Ok. Prossimo esercizio, frog kicks. Quindi i calcetti della rana ritornano per mettere la ciliegina sulla torta, questo fantastico lavoro di tonificazione, talloni ben uniti, sguardo al pavimento, let's go, sollevo e porto giù, sollevo e torno giù, sollevo e torno giù, o giù, su, giù,
Forza super donne. Booty burn, ma che ne vale la pena. Controllo bene il movimento. Perfetto. Ci mettiamo su un lato e andiamo di alzate laterali. Quindi range di movimento anche breve, lavoro bene sull'esterno coscia. Apro, chiudo. Andiamo a lottare contro la culotta di cheval, la cellulite, la ritenzione idrica. Questo esercizio è fantastico, naturalmente se eseguito in combinazione con altri esercizi, quindi mega disclaimer, non eseguiamo solo questo, ok? Perché non serve a nulla se eseguito da solo. Ok, stessa cosa dall'altro lato. Molto bene. Let's go. Alzo, basso. Lavoriamo bene anche con l'altra gamba. Forza. Gli ultimi esercizi fatti dannatamente bene per una buona causa, direi. Ottimo. Andiamo a conquistarci questo Brazilian Butt insieme. Forza. Top. Andiamo appoggiati i talloni sulla sedia, andiamo a cercare il bridge, se abbiamo la sedia, altrimenti il bridge normale. Schiena ben appoggiata. Perfetto. Sollevo, contrago, mi poggio il pavimento appoggiando tutta la colonna. Salgo su, contrago, torno. Su, contrago e mi torno giù di qui. Perfetto. Ancora. Ok, stop. Prossimo esercizio, andiamo in unilaterale, quindi prima da un lato poi dall'altro lato, andiamo in donkey kicks e lateral kicks. Quindi anche qui andiamo a lavorare sui glutei e l'esterno coscia, con questo esercizio in combinazione, sguardo pavimento, posizione quadrupedia, spingo verso l'alto, torno al centro, alzata laterale. Mi raccomando, schiena sempre nella stessa posizione. Non lasciamo che il movimento cambi la nostra postura. Se vediamo che questo cade, vuol dire che abbiamo raggiunto un cedimento tecnico, quindi il nostro corpo cerca muscoli secondari per svolgere l'attività e non va bene. Quindi quando ci accorgiamo che abbiamo troppo male e facciamo posture, ci mettiamo in posture scoperte e ci fermiamo. Ok, stessa cosa dall'altro lato. Mani sulle spalle, alzo. Alzo, 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 lato, forza, siamo quasi alla fine. Controllo bene il movimento, sguardo al tappetino. Stop, ultimo esercizio, abbiamo il nostro jump squat che può essere alternato oppure un semplice squat se non possiamo saltare. Diamo il massimo di noi stessi, pronte, go, salto, torno al centro, salto, torno al centro, piedi alle 10-10, scendo bene, torno al centro, scendo, torno al centro, forza super donne, gli ultimi secondi, booty burn. Per gli ultimi secondi poi facciamo stretching. Ok. Scendo bene, torno su. Scendo bene, torno su. E stop. Grandissime, ci sediamo e ci riposiamo un secondo e partiamo con lo stretching. Complimenti super donne. Siete state grandi. È un workout eccezionale, completo, perfetto per rassodare i glutei, ok? Quindi andare a generare ipertrofia. Come tutti i workout che io faccio con voi, ci tengo a mettere dei disclaimer, ok? Perché secondo me chiarire è molto importante. Viviamo in un mondo sul web che è fatto di fraintendimenti.
fraintendimenti che molte volte sono voluti da chi manda fuori il messaggio. Questo perché ci sono delle tentative, delle volontà commerciali. Proporre un workout come questo, come panacea di tutti i mali, dire ok, fai questo workout, sei ai glutei perfetti, sarebbe sbagliato, oppure dirvi ragazzi, vi propongo il circuito definitivo e se fate questo tutti i giorni della settimana, uscite con dei glutei perfetti. No, quello che io dico è questo. Questo workout è fantastico, ma come tutti gli approcci in termini di ipertrofia, tutti gli approcci di fitness che vogliono ottenere ipertrofia, quindi tonicità nel muscolo, devono agire in progressione. Quindi ve lo dico col cuore, qualsiasi percorso voi andiate a intraprendere di tonificazione, per favore, no ai random exercise. Quindi se siete capitati per la prima volta su questa pagina, non state seguendo il programma, va benissimo. Ma saltare da una pagina all'altra, saltare da un video YouTube all'altro, non vi aiuterà, non vi servirà a nulla. Saranno tentativi vani. Non questo perché ce l'ho con chi fa i video su YouTube, sono persone bravissime, super professionali, ma se non seguiamo un percorso parato a carichi crescenti e con le corrette proporzioni di reclutamento dei vari muscoli, perché noi siamo fuori da insieme, non siamo solo fatte di glutei, quindi se andiamo a allenare solo i glutei a scapito dell'upper body, per esempio, diventa un problema in termini di armonia del corpo, perché la bellezza va determinata in termini di armonia. Quindi affidatevi dei professionisti, affidatevi dei percorsi, questo non perché è di mio interesse, non perché questo rispecchia la mia categoria, ma perché è l'unico metodo per generare tonicità, avere qualcuno che con appunto una tensione a monte aumenta progressivamente i carichi, l'intensità dell'esercizio, sia in termini di aggiunta di pesetti, ma anche in termini di maggiore complicazione degli esercizi a corpo libero. Ce ne sono un'infinità. L'aumentare i carichi a corpo libero è praticamente un percorso infinito, quindi basta le credenze di dire ok, devo sollevare un bilanciere di 80 kg. No, ok? Prima di sollevare un bilanciere di 80 kg c'è un bel lavoro da fare prima, in termini di controllo dell'esercizio, correttezza dell'esecuzione e tanti esercizi che ne complicano l'esecuzione senza bilanciere di 80 kg. E allo stesso modo è fondamentale che abbiate un esperto a monte che conosca correttamente la grandezza di ogni singolo distretto muscolare e sappia in quali proporzioni reclutarla, richiamarla in causa in un allenamento strutturato a livello settimanale. Quindi questo è il mio più grande consiglio e il grande disclaimer che ci tengo a mettere alla fine di ogni workout. Se siete interessate a iniziare un percorso con consigli di allenamento giornalieri che vi prendono al massimo una mezz'ora al giorno che potete eseguire a casa vostra, all'interno del mio programma trovate diversi percorsi. Trovate sia il percorso del programma completo, quindi Total Body, sia percorsi specifici intensivi come la Bikini Challenge, per il programma intensivo di 21 giorni appunto di intensa tonificazione e definizione muscolare per la prova bikini, il percorso glutei perfetti in 30 giorni, il percorso Abs Challenge, quindi per definire la tanto desiderata tartaruga in 30 giorni, oppure il programma per risvegliare il metabolismo. C'è un'infinità di approcci che io ho appunto strutturato e sono certificati da chi pubblica. Se volete saperne di più potete scrivere info@liceveglio.com e sono pronta a darvi una consulenza gratuita per il vostro specifico caso per capire come vi potete muovere. Se invece volete iniziare fin da subito il mio programma, accedere a tutti i contenuti gratuiti, accedere appunto a tutte le nuove novità del programma, tra cui il seminario che esce oggi dedicato al Bikini Body, basta cliccare sul link qui sopra se state guardando la diretta su Facebook oppure qui sotto se state guardando la diretta su YouTube. Partiamo ragazzi, direi, dopo queste super premesse importantissime, con una bella fase di stretching. Quindi ci rilassiamo, allunghiamo bene i muscoli e affrontiamo questa domenica totalmente rigenerata. Andiamo ad allungare il nostro precipite. Schiena ben dritta, allungata, spingo quanto più possibile verso il basso la mano. Stessa cosa con l'altro precipite. Gambe divaricate, con ogni ispirazione cerco di spingere quanto più possibile verso il basso la mano. Andiamo sciolti un po' più
veloci nell'upper body, andiamo a reputare decisamente di meno, e poi ci focalizziamo sull'allungamento degli arti inferiori. Andiamo a allungare la spalla, spalla sinistra, cioè aiutiamo afferrando con la mano contro il sinistro, qualche secondo, schiena ben allungata, e stessa cosa. Tutte le routine di stretching che vi propongo sono fantastiche anche prima di andare a dormire, ok? Ci concedono uno spazio di isolamento eccezionale, di allungamento dopo una giornata di lavoro. Ok, testa a destra, ci possiamo aiutare con la mano, allunghiamo bene il collo da un lato, ok? Stessa cosa dall'altro lato. Tanto respiriamo profondamente. Allunghiamo il fianco sinistro, portando la mano quanto più possibile verso destra. E stessa cosa dall'altra parte. Allungamento al massimo. Inspiro ed espiro. Ok. Ripetiamo il movimento di dissociazione. Spalla, bacino. Questa volta fermandoci in questa posizione. Il bacino rimane frontale allo schermo se mi state guardando. Le spalle vanno prima verso la parete di destra, dissocio, 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 stessa cosa dall'altra parte. Scriviamo bene allungamento, subrachide, lunghe pare vertebrali, ci distende. Fantastico. Andiamo in allungamento dei polpacci nella posizione del guerriero, quindi poniamo la gamba sinistra davanti, gamba destra divaricata indietro, l'apertura dipende da quando noi iniziamo a percepire tensione a livello del polpaccio. Il nostro tentativo deve essere quello di appoggiare il tallone percependo una tensione senza sentir male, senza appunto con facilità appoggiarlo, perché se lo appoggiamo con facilità non sussiste lo stretching, quindi dobbiamo divaricare leggermente di più le gambe. Ginocchio d'appoggio perpendicolare alla tibia, bacino frontale, non andiamo in rotazione, braccio verso l'alto, rimaniamo qui per qualche secondo. Inspiro, respiro bene. Faccio dei respiri lenti, abbasso il battito cardiaco. Ok. Stessa cosa con l'altro polpaccio. Quindi torno in posizione, sistemo come sono in una posizione corretta, braccio verso l'alto. In un leggero allungamento del bicipite, quindi puntando le punte delle dita verso la parete dietro di noi, stendo, allungo la colonna, talloni in prossimità dei glutei, bella distesa, inspiro, espiro, percepiamo questo allungamento a livello dei bicipiti. Ok. Andiamo nella posizione della pinza, quindi gambe ben allungate e con la schiena ben allungata, con il rachide ben allungato, andiamo verso i piedi. Possiamo arrivare alle ginocchia, possiamo arrivare alle caviglie, possiamo riuscire a toccarci i piedi, l'importanza è percepire una tensione, un dolore e con ogni ispirazione vado, cerco di andare oltre, ok? L'ispirazione mi stende la mia fibra muscolare e mi aiuta a migliorare il mio allungamento. Lavorare sull'elasticità ci aiuta sì a ottenere vantaggi in termini estetici, di armonia del corpo, di allungamento, ma soprattutto ci aiuta a recuperare al massimo una fase allenante e ci aiuta nella corretta esecuzione di tanti 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 esercizi. Più siamo flessibili, quanto più traiamo vantaggio da tanti esercizi a corpo libero. Ancora qualche secondo, se riesco vado ulteriormente giù, non sollevo le ginocchia, mi raccomando, non movimenti bruschi, non andiamo a maneggiare. Guardo la tappetina, colonna sempre ben distesa. Ok, andiamo a portare il piede sinistro all'altezza delle ginocchia destro e andiamo a in
dissociazione, quindi andiamo a spingere con il gomito sinistro sulla gamba sinistra e hop, quindi andiamo a dissociare nuovamente il bacino spalle, schiena ben allungata, testa posa dall'altra. Molto bene, ci saliamo, ci mettiamo supine, ginocchio al petto, entrambe, le spingo bene verso di me, tutta la colonna rimane poggiata al tappetino, cerco anche qui con l'ispirazione di avvicinarla sempre di più, e non deve essere una posizione statica in cui dico dormo, mi metto a ovetto e dormo, no, ok, quindi è una fase di stretching, quindi devo percepire una tensione, mi aiuto con le mani e cerco di andare in allungamento. Molto bene, lascio cadere le ginocchia dalla parte e cerco di appoggiare la spalla opposta al pavimento, lo sguardo va nella direzione opposta delle ginocchia, ok, stessa cosa dall'altro lato, cerco di appoggiare la spalla, se non ci riesco cerco con ogni ispirazione comunque di aumentare la dissociazione. Ci tiriamo su da un lato e ci mettiamo con le gambe divaricate. Gli ultimi esercizi per trarre il massimo beneficio da questa sessione. Andiamo in avanti con la colonna ben allungata col tentativo di poggiare il pancino per terra. Quindi non partiamo con l'intento di poggiare la testa perché questo ci porterebbe a essere gobbe, ma se noi partiamo con l'intento di poggiare il pancino, noi andiamo in massimo allungamento della colonna. Andiamo giù fin dove possiamo. Rimaniamo quando percepiamo massima tensione, oltre lì sentiremo dolore, rimaniamo qualche istante e poi quando ce la sentiamo una bella espirazione e andiamo giù. Ancora. Ultima posizione, posizione a farfalla, quindi andiamo a congiungere le piante dei nostri piedi, avviciniamo il pube ai talloni, mani dietro all'altezza dei glutei che ci aiutano a spingerci verso l'alto e contemporaneamente esercitiamo forza sulle nostre ginocchia in modo tale da cercare di appoggiare quanto più possibile al pavimento. Questi sono i due movimenti principali. Inspiro ed espiro, molto bene. Ok, contrappongo queste due forze, la forza che mi aiuta a rimanere dritta con il racchio allungato e le ginocchia verso il pavimento. Qualche secondo e abbiamo terminato. Ok, perfetto. Ultima pratica per salutarci in bellezza è la pratica della riconoscenza. Chi mi segue da un po' oppure chi fa parte del programma completo sa che io ci tengo terribilmente a quest'ultimo momento della fase di allenamento perché è quello che mi permette di iniziare la giornata con un'apertura mentale e fisica totalmente diversa, ovvero la capacità di riconoscere la qualità di questi atti. Atti che nella nostra quotidianità possono passare inosservati perché sembra quasi che tutto quello che ci fa star bene sia un dovere. Quello che invece noi facciamo di sgarro, tra virgolette, sia un male terribile per il quale noi ci dobbiamo punire o vergognare. In realtà io amo considerarlo in modo un po' diverso, non dare nulla per scontato e dire no, guarda te, questa mattina ho deciso di farmi una coccola, quindi allenarmi con Alice e prendermi cura del mio corpo. Questa mattina ho deciso di prepararmi una colazione fit perché non è scontato che io faccia una colazione sana, potrei mangiarmi la burger, la pizza. Ok, quello è quello che potrebbe essere scontato. Invece cerchiamo di dare valore a tutti i piccoli gesti che in realtà fanno la differenza, ci portano sempre più lontano in termini di risultati, benessere e salute. Quindi vi invito a incrociare le gambe, mettervi in una posizione comoda e ritrovare almeno tre motivazioni per essere grati a voi stesse, per aver svolto questa pratica, per essere prese cura di voi stesse e per iniziare questa giornata al meglio. Quindi
qualche secondo di relax in cui diciamo grazie a noi stesse per questa pratica. Fantastico, riprendiamo la mobilità delle nostre spalle, delle nostre dita, delle nostre mani. Poi lentamente ci giriamo su, tornando una vertebra dopo l'altra e ci facciamo un grande, grande applauso, super donne, perché abbiamo fatto un fantastico workout insieme, ok? Per migliorare l'estetica delle nostre gambe e dei nostri glutei. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere se vi è piaciuto all'interno del nostro gruppo Facebook Bright & Fit Community. Se non ne fate ancora parte, mi raccomando iscrivetevi, perché non è un gruppo dedicato solo a chi fa parte del programma completo, ma a tutte le donne in generale che appunto vogliono essere informate in merito a tutte quelle pratiche quotidiane magari passate inosservate che in realtà fanno una grandissima differenza in termini di salute e estetica. Annuncio quindi ufficialmente che da ora è disponibile sul sito, nella sezione Cosmesi e Bellezza, il nuovo seminario gratuito dedicato al Bikini Body. Spero che vi piaccia, vi auguro una buona visione. Per dubbi, domande e curiosità, se volete avere una consulenza privata gratuita, scrivetemi a info@alicebello.com oppure cliccate sul link qui sopra, questa diretta, se la state guardando su Facebook, per accedere al programma completo, oppure sul link qui sotto se state guardando questa diretta su YouTube. Un grandissimo bacio, super donne, e ci vediamo al prossimo allenamento. Ciao super donne, a presto, buona domenica!